Jonas e il mondo nero è la storia di un ragazzino di 12 anni che vede cose che altri non vedono, cose e persone che altri non vedono. E questo lo esclude dal mondo di fatto, è considerato uno strano, un diverso. In realtà lui ha qualcosa che gli altri non hanno, ha uno strano potere che nel corso della storia si rivelerà. All'inizio lo descrivi proprio come un ragazzino isolato, quasi un topo di biblioteca, ama la lettura, e però c'è un ambiente molto effervescente intorno. Sì, è vero, lui è uno che ama molto la lettura e devo dire che il libro come oggetto e le storie contenute nei libri diventano un vettore della vicenda. Lui sta leggendo e nel corso di tutta la storia leggerà il libro di Alice, Alice nel Paese delle Meraviglie, che diventa di fatto una sorta di controstoria rispetto all'avventura di Jonas. È un'avventura fantastica, ma è un'avventura che si può leggere in due modi, o attraverso appunto l'immaginazione del ragazzo, o attraverso le reali avventure che dovrà affrontare. Hai parlato di avventura fantastica. Come si fa a far convivere in una pagina queste incursioni del mondo immaginato invece con note di mondo reale che peraltro abbondano nel tuo libro? Diciamo dal punto di vista narrativo con la ricerca del controllo bisogna fare molta attenzione, non bisogna tradire il lettore, specialmente quando il lettore privilegiato è un giovane lettore. È un problema, come dire, etico della scrittura, non bisogna seminare cose che non sarai in grado poi di coltivare nel corso dello sviluppo. Dal punto di vista della mia partecipazione è stata un'avventura appassionante, perché è stato finalmente rientrare nella sala dei giochi, nella stanza dei giochi dell'infanzia, poter mettere mano liberamente a tutti i giocattoli. Oltre a questa trama molto intensa, hai costruito anche delle atmosfere che spaziano un po' dal noir al thriller, ma anche a momenti invece un pochino più, no, di quasi di estasi. Sì, è vero, c'è una linea nera, molto nera dentro questa storia e di fatto diventa un noir a un certo punto. Però Jonas è un ragazzino che ama guardare il mondo e quindi questa dimensione contemplativa si traduce in una visione che non è nera del mondo, sebbene il mondo non sia del tutto tranquillizzante. Gli piace guardare ogni singola cosa. È vero che certe volte personaggi del genere tendono un pochino anche a sfuggire alla penna di chi scrive. È vero, beh, questo è proprio un viaggio dell'eroe, questa storia, eh? È vero, la tentazione forte è quella di lasciarli liberi. E io confesso che l'ho fatto per poi recuperarli, però come dire, l'entusiasmo nella scrittura è derivato proprio da questo, dalla possibilità di lasciare liberi i personaggi della storia, in questa storia in particolare. Poi c'è il controllo della scrittura che serve a rimettere ordine, però questa è una storia veramente in cui ci si muove, pur partendo da una stanza e poi da altri luoghi, ci si muove in uno spazio immaginario, immaginato, straordinario, fuori dall'ordinario, che consente un grande movimento. Un'ultima domanda che non c'entra niente, ma com'è che questi caro figlio sono così bravi tutti e due a scrivere? I vostri genitori che cosa hanno seminato? Ovviamente non posso rispondere io a questa domanda, però è vero che abbiamo avuto molta fortuna con i nostri genitori.